Amici, buonasera a tutti. Sono in compagnia di un bel po' dei miei cagnoloni, per cui se sentite abbaiare, se sentite rumori classici che anche nelle vostre case si sentono, non pensiate di aver sbagliato connessione. Anzi, ecco, questa era Mimì. Guardate che bella questa faccina. Lara, facciamo vedere il tuo faccino. Guardate questo bel muso bianco, questa cagnolona meravigliosa che si chiama Lara, è una specie di, diciamo, di incrocio tra un bellissimo pastore maremmano abruzzese, non lo so. Comunque questa bimba meravigliosa, stupenda, che sembra un orsone polare, pensate che l'ho portata via a un disgraziato, a un grande infame, che siccome lei non voleva salire sul trattore ha pensato bene di spaccarle il cranio in due con un'ascia. È una cosa per cui questa cagnolona ha dovuto subire un numero di interventi incredibile, perché pensate che tutti i frammenti delle ossa si erano tutti distribuiti. Era una cosa pazzesca, lei ha subito un sacco di interventi, di cose che l'hanno traumatizzata. Io insomma l'ho portata a casa, non si poteva, poi non vi dico in che condizioni di magrezza era, che problemi avesse, per cui l'ho portata a casa con me e festa è finita. Cos'è che vuoi? Tu vuoi farti vedere? Guardate, allora, voglio farmi vedere come sono bello, sono un bel cagnolone anch'io, che mi chiamo Happy, sono un Golden Retriever, razza sequestrata dall'est, e un cagnolone che arrivo da una provenienza così e di maltrattamento, però adesso non sono più un cane maltrattato e perdo un sacco di pelo in questo momento. E quindi ora che io ti abbraccio così in questo modo, vestita di nero, lo so che poi la mia maglietta sarà impresentabile, ma pazienza, i peli di cane e di gatto sono una sciagura, poi io sono sempre vestita di nero. Mimì, allora, devo fare un discorso serio ai miei amici. Stai zitta. Ecco, Mimì è stata portata via a rumeni che la usavano per la carità. Però ora non viene qua a farsi vedere perché, siccome è molto pigra, è sdraiata su quella poltroncina e non ci pensa proprio. Ah, bimbo, vuoi farti vedere anche tu? Oh, mamma mia, quanto pesi! Ecco, io sono bimba. Sono una cagnolina maltrattata, portata via a un pastore di pecore, a un, insomma, un brutto soggetto così, e faccio del mio meglio per contribuire al casino in casa mia. Sentite? Silenzio, che voglio raccontare la storia di Patty. Mimì, silenzio, è più silenzio! Voglio spiegare ai nostri amici cos'è successo a Patty e al suo papà. Noi siamo stati chiamati ad intervenire in estrema urgenza. Sì, Epi, ho capito, sta buono un secondo, perché voglio raccontare di questo caso di Leida per emergenza Covid che abbiamo appena... Ecco, ci parliamo dopo. Questo caso che abbiamo appena pubblicato sui nostri social e che sicuramente avrete visto. Patty è una cagnolona di 9 anni, bella, grande taglia, molto affettuosa, che viveva con questo signore nel Milanese, in provincia di Milano. Ci ha telefonato e ci ha detto: qui ci sono già l'ambulanza, i medici e gli infermieri. Mi vogliono caricare perché aveva un caso di coronavirus gravissimo, ma io non salgo su questa ambulanza fino a che non siete venuti a prendere la mia Patty. E ha litigato con medici e infermieri nonostante fosse gravissimo, fino a che noi non siamo arrivati. Il nostro Marco allora è corso lì, ci avrà messo mezz'ora, io penso un tempo di questo genere, è corso lì, ha trovato tutte le l'ambulanza sotto casa, i medici, gli infermieri, l'hanno bardato tutto, l'hanno mandato di sopra a prendere Patty. Il suo papà l'ha salutata, l'ha abbracciata, ha detto: ma io non lo so quando tornerò, se tornerò, però se l'avete voi io sono tranquillo. Allora Patty è stata presa tra le braccia dal nostro Marco,
è venuta via con noi e lui ha detto: ok, adesso portatemi pure in ospedale. E ora sta lottando per la vita e noi ci prendiamo cura di Patty con tanto amore, la riempiamo di affetto, di attenzioni, facciamo tutto quello che è possibile per colmarle la nostalgia del suo papà, che io sono sicura ce la farà. Questa è una delle tante storie che lei da per emergenza Covid ogni giorno vive. Noi siamo a quasi 9.000 chiamate, richieste di intervento di persone che in parte ci chiedono informazioni oppure ci chiedono un aiuto perché non hanno cibo per i propri animali, ma in larga parte ci chiedono di intervenire. Letteralmente ci affidano i loro piccoli amici, i loro bimbi a quattro zampe. Bene, noi siamo, devo dirvi, abbastanza sfiniti perché dalla terza settimana di marzo che facciamo questo lavoro, rispondiamo ininterrottamente alle richieste dall'alba al tramonto, facciamo le nostre riunioni, i volontari delle varie province, delle varie regioni su Zoom Meeting e via ancora, andiamo diritti e lavoriamo, 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 però spero che la fase 2 arrivi ancora per noi, anche per noi. Devo dirvi che però non è ancora questo il momento, perché mentre nella curva dei contagi fortunatamente vediamo la fase 2, ovvero una diminuzione dei contagi, nel numero di animali che ci viene affidato no. Questo perché probabilmente comunque trascorre un lasso di tempo da quando la persona perde la vita o viene ricoverata a quando parenti o amici ci affidano i suoi animali, no? E quindi noi non l'abbiamo veramente ancora vista la diminuzione della fase 2. Speriamo che arrivi. Questo sì, e speriamo, è l'altra cosa di cui vi volevo parlare, che il governo ci ascolti perché ha finalmente riaperto le toilettature. Io ho fatto un'interrogazione parlamentare, ho fatto pressioni d'ogni modo, anche con le altre associazioni animaliste. Poi alcune regioni avevano riaperto le toilettature e i servizi per animali, altre no. Finalmente pare che il governo si sia deciso. E ora io dico: ma ci volete liberare le adozioni? Ci volete riaprire i canili? Ci sono cuccioli che sono stati adottati, ora stanno crescendo nei canili e non possono raggiungere le loro famiglie, le staffette sono state bloccate. Non è possibile. Che senso ha? Riaprite i canili che stanno scoppiando, anche perché poi vedo che alcune cose, tipo le attività di caccia, sono belle che permesse, no? E allora cosa facciamo? Cos'è il problema? Il canile, l'adozione, il mio cucciolo che deve arrivare dalla Sicilia al nord Italia perché se no muore in canile, perché lì magari non ci sono tante possibilità e da noi ce ne sono di più. Su, forza, la verità è che a questo governo non gliene frega proprio niente degli animali, amici. E io ho fatto anche una forte presa di posizione, avete visto, nei giorni scorsi per i cavalli, perché anche i cavalli soffrono, sono legati al proprio proprietario, sono costretti a vivere in un box di 3 metri per 3, 3 metri e mezzo per 3, cioè in uno spazio così angusto dove pensate di vivere voi, in uno spazio così piccolo. Ecco, pensate invece che un cavallo è grande 4 volte voi come spazio che occupa ed è confinato lì da 2 mesi, perché i maneggi non possono riaprire. C'è una cosa che non ha nessun senso, ma io non parlo, attenzione, non mi fraintendete, io non parlo di ippodromi, perché gli ippodromi non avranno mai, se non la mia censura, lo sfruttamento degli animali, dei cavalli a fini agonistici e di profitto. Ragazzi, è un qualcosa che deve finire, ok? Io sto parlando dei centri dove chi ha un cavallotto magari anche vecchio, lo tiene, lo coccola e va tutti i giorni a portarlo a passeggiare, a brucare l'erba, a fare la passeggiata con lui. Ecco, questa è una cosa diversa. Lo sfruttamento, e troppo spesso l'agonismo poi diventa sfruttamento, invece no, amici, quello no. Quello no e quello deve finire, non è parte del mio appello. Il mio appello è per chi ha il cavallo in un centro e deve poter andare a dargli le sue cure, perché i cavalli magari sono anziani, hanno bisogno di attenzione, hanno bisogno di coccole e poi di affetto. Ma guardate che io che ho i miei cavalli in casa, come sapete, ve lo posso certificare. Cioè, loro si sentono come cagnolini, cagnoloni.
hanno lo stesso grado di affetto nei nostri confronti e quindi quando mi vedono si comportano come i miei cani. È che normalmente la gente non può tenerli a casa, li deve tenere in un centro ippico e allora poi limitare le ore in cui ogni giorno li vede. Comunque, dopodiché speriamo che questo governo ci ascolti, perché è veramente una sofferenza il modo in cui non consideri in alcun modo gli animali. Un qualcosa al quale io ho dato battaglia e voi sapete che per me non è finita finché non è finita, cioè io sono una che non si piega, si spezza ma non si piega e quindi li farò morire tutti. Cioè, non pensate che io possa demotivarmi, continuerò le nostre battaglie anche e per conto vostro e vado avanti, pertanto grazie di essere sempre al mio fianco. E ricordatevi, diffondete l'esistenza del nostro servizio, LEIDA per emergenza Covid-19. Il numero a cui telefonare se si è malati di Covid o si ha qualche problema è sempre lo 02943512244. E sul nostro sito www.leida.info trovate comunque tutto quello che vi può servire. Un grazie speciale ai meravigliosi volontari della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. Siete davvero i numeri uno. Poche chiacchiere, poche parole e sotto a testa bassa lavorano dalla mattina alla sera senza risparmiarsi per aiutare i cittadini e per aiutare i loro animali. E quindi sono gente meravigliosa, persone serie di cui io vado molto molto fiera. E grazie quindi a Roberto Prasanna e Melek che coordinano questo lavoro, grazie a Matteo, Giorgia e Andrea che coordinano la comunicazione, a Fabrizio e Maurizio, perché poi questi video bellissimi che vedete pubblicati sui nostri social, queste foto, ecco, li fanno loro. E io voglio che sia così, perché io voglio rendervi conto di tutto, voglio che voi vediate con i vostri occhi quello che noi facciamo, perché le associazioni animaliste ONLUS devono essere trasparenti. E io lo dico sempre, sono un presidente che non prende stipendio, non prende emolumento e non prende rimborso spese. E così nessun membro del consiglio direttivo, nessuno di noi, ogni euro, singolo euro, va solo nelle cure, nel mantenimento e negli aiuti agli animali in difficoltà. E allora voi dovete vederli, quindi vi invito davvero a prendere visione di questi video in modo che possiate essere certi che le mie parole sono corrispondenti al vero. E vi devo dire una cosa, ogni volta che un cittadino mi affida i suoi animali, li affida alla nostra Leida, io sento una grande responsabilità e vi assicuro, piuttosto me li porto in casa, ma quei cani e quei gatti, state tranquilli che avranno tutte le attenzioni finché i loro papà e le loro mamme non torneranno a casa. Su questo avete la mia parola. E quindi amici, un bacio grandissimo, grazie a tutti voi, grazie al Corriere della Sera che ha pubblicato il mio appello per i cavalli e al sito del Corriere della Sera che l'ha sostenuto. E quindi grazie al bravissimo direttore Luciano Fontana, che è un grande animalista, e quindi fate bene a leggere il Corriere della Sera e a leggere il sito del Corriere della Sera perché si trovano tante notizie interessanti. E grazie a tutti i TGR, i TG Regione, che dal nord al sud dell'Italia in ogni regione hanno dato spazio al nostro servizio, LEIDA per emergenza Covid, con il bravissimo direttore Castanelli che ci ha voluti sostenere. Grazie a Tiberio Timperi che domenica ha dato spazio alla nostra Leida a uno mattina in famiglia e grazie a tutti coloro che ancora ci vorranno sostenere perché noi siamo nelle vostre mani e viviamo soltanto così per aiutare chi non ha nemmeno la voce per dire grazie. Happy. Salutiamo i nostri amici, vieni su, dai un bacione anche tu, eh? Guarda, guarda, fai vedere che bel musone hai. Io con questo cagnolone bellissimo, dolcissimo, ditemi che sono un bel bambino, che anche devo dire è uno dei cani più buoni del mondo. Vi saluto e ci vediamo presto, amici.